Allora, sei cosciente di fare love bombing? Chi lo fa è cosciente di fare love bombing? Leggiamo insieme questa domanda che ci ha fatto questa ragazza e vediamo un attimo di rispondere. Dice: chi fa love bombing è cosciente di farlo, sa di farlo. Perché molti uomini si comportano così mentre le donne no? Quindi è innato negli uomini, grazie. Allora, il love bombing è innato in alcune persone ed è voluto in altre persone. Il problema è che quando tu fai love bombing e capisci che attraverso il love bombing ottieni dei risultati, in quel caso sei cosciente del fatto che quella metodologia comportamentale ti porta a dei risultati sul breve termine. Quindi, le persone che sono incoscienti e che lo hanno fatto all'inizio, incoscientemente di farlo, hanno notato poi che hanno ottenuto delle risposte, delle retroazioni positive comportamentali da parte dell'altro partner che soddisfacevano quello che era la loro richiesta. Questo poi li ha portati ad applicarlo anche nelle relazioni future e di conseguenza sono diventati coscienti perché ottenenti un ritorno da quello che era il loro comportamento basico, basilare forse dovrei dire. Quindi, alcune persone sanno di fare love bombing e sanno di farlo molto bene. Altre persone non ne sono coscienti. Alcune persone incoscienti si svegliano dopo perché lo fanno di proposito per ottenere quello che hanno ottenuto. È un comportamento che poi si adotta consapevolmente. Ok? Ora, non è che questo lo fanno soltanto gli uomini, lo fanno anche le donne. Il love bombing è una caratteristica tipica di persone che hanno avuto degli scompensi che non staremo a sovraanalizzare perché altrimenti andremo avanti per credo ore infinite durante la loro crescita, ok? Scompensi durante il loro sviluppo, magari a livello comportamentale da parte dei genitori, eccetera, eccetera. Quindi di conseguenza cosa fanno? Pagano, ovvero pagano quella che è, diciamo, l'educazione ricevuta con questi scompensi comportamentali all'interno di relazioni, ma non è detto che queste persone non possano avere una relazione stabile, perché se trovano un buon terreno fertile, una persona e bilanciano bene il fatto che fanno love bombing, quindi quell'utilizzo del love bombing stesso, possono assoggettare un'altra persona a loro e utilizzarla. Chi lo fa è ovviamente una persona che ha avuto gli scompensi, come dicevo, e tra l'altro è una persona che si prospetta all'inizio come persona super, super attenta ai dettagli, super corteggiante. Quindi ti corteggerà all'infinito finché non otterrà quello che vuole. Poi, piano piano, inizierà a togliere quelle attenzioni e ti incolperà addirittura, quindi manipolazione involontaria, del fatto che abbia tolto quelle attenzioni nei tuoi confronti. Questo è un buon modo per portarti poi a comportarti come vogliono loro. Questo servirà a soddisfare il loro ego e il loro senso di vuoto. Ok? Quindi chi fa love bombing è super consapevole di farlo se lo ha reiterato più volte durante il suo periodo di sviluppo. È incosciente, invece, non consapevole se è alle prime armi. Io vi ringrazio per aver sentito e ascoltato questo video. Noi ci risentiamo al prossimo. Vi ricordo sempre, per qualsiasi domanda, fatemelo su Instagram o nei commenti. Sotto in descrizione potete prenotare una consulenza privata con me oppure trovate i miei libri su Amazon. Noi ci sentiamo al prossimo. I'll see you in the next.